assaggiato dolce, amaro, aspro e pungente, ogni sapore dell'esperienza umana. Arriva nel vento, se ne va nella pioggia, ha vissuto la persecuzione della famiglia, ha provato gli alti e bassi della vita, il dolore di abbandonare il proprio corpo. Quando Dio è venuto in terra, invece di accoglierlo per le difficoltà che ha sofferto, l'uomo ne ha gentilmente rifiutato le intenzioni. Come può Dio non provar dolore e tristezza per questo? È possibile che Dio si sia fatto carne solo perché finisse così? Perché l'uomo non ama Dio, perché l'amor di Dio è ripagato con odio. È mai possibile che Dio semplicemente soffra così? Quando Dio è venuto in terra, invece di accoglierlo per le difficoltà che ha sofferto, l'uomo ne ha gentilmente rifiutato le intenzioni. Come può Dio non provar dolore e tristezza per questo? La gente ha versato lacrime di compassione per ciò che Dio ha sofferto in terra, scagliandosi contro i torti che ha subito. Ma chi ha conosciuto davvero il cuore di Dio? Quando Dio è venuto in terra, invece di accoglierlo per le difficoltà che ha sofferto, l'uomo ne ha gentilmente rifiutato le intenzioni. Come può Dio non provar dolore e tristezza per questo? Chi può intuire ciò che prova Dio? Una volta gli uomini provavano molto affetto per Dio, spesso lo desideravano nei sogni. Ma come può chi sta in terra capire il suo volere nei cieli? Quando Dio è venuto in terra, invece di accoglierlo per le difficoltà che ha sofferto, l'uomo ne ha gentilmente rifiutato le intenzioni. Come può Dio non provar dolore e tristezza per questo? Come può Dio non provar dolore e tristezza per questo? Come può Dio non provar dolore e tristezza per questo?